معه جل في القرآن الكريم مصدر كتابه العزيز ليبين لنا، فقال بسم الله صلى الله عليه وسلم: بلغ الرسالة وأدى الأمانة. Nel 1984 cominciò la posa della prima pietra alla presenza del presidente di allora Pertini. Venne infine inaugurata nel 1995, il 21 giugno, alla presenza del presidente Oscar Luigi Scalfaro. Nel frattempo però la situazione da un punto di vista economico, sociale, era totalmente cambiata. L'Italia da paese di emigrazione era diventato e tuttora un paese di immigrazione. Quindi questa moschea, costruita per qualche centinaio di rappresentanti di diplomatici, missioni commerciali, in realtà è diventata il punto di riferimento dei quasi oggi 100.000 musulmani che vivono a Roma. Circa 30.000 visitatori l'anno, vengono da tutta Europa, vengono da tutte le scuole d'Europa, anche dagli Stati Uniti, dei campus, proprio per vedere, perché questa moschea poi ha fatto scuola. Non c'è bisogno di una moschea arabizzante in Europa, ma moschea perfettamente inserita nel tessuto urbanistico e storico della città. Ad esempio, qui è molto tributaria del fatto che siamo a Roma, quindi lo sfoggio di marmo travertino della Roma imperiale, poi lo vedrete fuori il tracciato michelangiolesco che sta al Campidoglio. Anche a livello botanico c'è questa volontà, questo desiderio di integrazione dell'Islam nell'Europa. Quindi abbiamo i pini, i cipressi e le due palmette striminzite che resistono al punteruolo. Ecco, proprio questo desiderio ha fatto scuola, perché oggi molte moschee in Europa vengono costruite con questo criterio. Qui il chai, il tè, è la bevanda per antonomasia del mondo islamico. Qui, paradossalmente, abbiamo 30 modi di prepararlo, 30 tipi di bicchiere e 30 modi di versarlo. Cioè quello marocchino, quello africano, quello asiatico. E appunto è una sfida, perché quando noi mangiamo insieme durante il Ramadan, non puoi dare il couscous sempre. Cioè, ci sono culture europee musulmane, come quelli dei Balcani, o anche molti convertite e convertite, che apportano la loro cultura. Io tutta Roma, con Malesia, Indonesia, Somalia, من مصر، من تونس، من الجزائر، من فلسطين، من العراق، من إيران، كل العرب يوم الجمعة يتجمعوا لنا في المسجد الكبير. والشيخ صالح رمضان يعمل الخطبة بالعربي وخطبة بالطلياني، خاطر فيه مسلمين كثير يطلعين، وروسيا والحمد لله.